Allora, allunga questo qua. Tutti senza stipendio. Io sono il maresciallo Amore che comanda la stazione di Montevideo. Allora, io capisco benissimo lo stato d'animo che avete in questo momento, capisco tutte le vostre circostanze perché ne sono anche a conoscenza e mi dispiace, però io penso che può essere innanzitutto pericoloso mettersi in questo modo per il passaggio. Ma non sbocca, non blocchiamo la strada. No, io voglio solo finire il mio concetto da persona che sta svolgendo un servizio per tutti. Siccome può essere pericoloso, si può creare intralcio a tutto quello che è la manifestazione che si sta svolgendo, io vi prego cortesemente di andare via. No, questo no. Però quantomeno di mettervi a bordo già da adesso, gentilmente, in modo tale che la manifestazione possa svolgersi, tanto la visibilità comunque. Facciamoci, se è così, ma ci vogliamo far vedere da qualche telecamera. Allora state a sentire. Allora io mi pare di essere stata una persona molto cortese, io non vi sto dicendo che dovete andare via, io vi sto dicendo di accostarvi. Arrivi nei televisioni, non c'è problema, ma basta che lasciate la carreggiata e la strada è libera. Però fin da ora, gente mia, solo questo. Babbo, noi mo capace le telecamere, non come dai bordi. Sì, sì, vai. Non vuole sparagliare almeno la voce. Giù, posso parlare? Tutti, siamo disoccupati per disoccupati. Benissimo. Non va azzardato a mettervi in mezzo. Io ci ho parlato già. Si metteranno al ciglio della strada, però dobbiamo risolvere il problema. Allora, voi ci volete venire in conto? Fate rallentare il gruppo per il protesto. No. Che sta una protesta? No, non so, lo possiamo fare. Si possono fermare un po' per solidarietà. Noi abbiamo perso il posto di lavoro. Però dovete attuare una protesta nei limiti. Nessuno ci ha sentito fino adesso, nei limiti. Ma dai, io ho due figli, io la notte non dormo, un altro no. Io non dormo la notte, come andà? Così se ne vengono a tua protesta. Non è allora dire questo. Cadiamo, ascoltate, è ammirato. Volete capire o no che non lavorano qui? Poi stanno figli, non lavorano, volete capire o no? No, no, faccio così, io non ci credo. Lotta, dura, senza paura! L'Irisbus è nostra e non ci tocca! La difenderemo con la lotta! Lotta, dura, senza paura! Lotta, dura, senza paura! Ha cambiato. Yeah, good.
calze originali del Giro d'Italia. Piano. Non è capito che dici. Difendete lo stato di merda, difendete la madre legalità, quello difendete voi. Per fare che cosa? Per far casino qua. Prendi civilmente, comandante. Mingo. Anzi, mi ripete, sì, non ce la fanno in Dasari, no, diciamo una mano a lui. Non dovete fare riprese, non dovete fare riprese. Non so i camorristi qui. Andate a pigliare i camorristi, andate a pigliare questa. Ma stanno ancora bene vinti, vedi che stanno ancora. Siamo qui sulla provinciale a Monte Mileto, quando si gira e si inizia la salita. L'elicottero non viene. Ci sono le radio pronte, ragazzi. Sì, purtroppo. Non esageravo con l'elicottero. Sono stati i ragazzi del percorso. Capito? Qui non è dentro il centro abitato, a un certo punto dentro il centro abitato si fa una curva e si inizia la provinciale. Dopo un 200-300 metri c'è un presidio, sono maglie blu. Iris Bus. Maglie blu, lavoratori della Fiat. Iris Bus. Iris Bus. E tu sei Fiat. Non vorresti dire. Va bene? La bomba con la mano di Pigliolo e via. Arriva a noi. Quando arrivano. Stiamo lavorando. Sì, ma stiamo lavorando. Sì, però ci devo...
Se mi date un pezzo per farlo dire anche in televisione, gliel'abbiamo dettato a quello di Rai 1, Radio 1, me lo possiamo dettare, però non l'abbiamo scritto. Iris, fai vedere la maglietta. Iris, eccolo qua, eccolo qua. L'unico stabilimento in Italia che produce autobus chiude con la complicità del governo Monti. Ma che sono? Per complicità. Ah, ma... Ecco, lei la telecamera. Sta arrivando la telecamera, dai. Governo Monti. Governo Monti. Quanti lavoratori? Fa l'intervista. 700 più 700 di euro. E non si tocca! La difenderemo! Ora! Abbiamo fatto quello che volevate, eh! Posso stare qua, ma non guardate per ora Nanza. Ma fai chiedere. Dura, senza paura, lotta, dura, senza paura, lotta, dura, senza paura. E pulito, cortesemente. Come da spostare, non ti sposta pure lui. Stai qua, stai qua. E fai chiedere. No, arriva il gruppo, vai giù! Non mi preoccupare. No, ma va con no, no, no. Arriva il gruppo, vai giù! No, facciamo noi riprese. Però magari arriva il gruppo di prego. Sì, sì, è me che mi mette, sono questo. Vai, vai, vai! Dai, 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 rallentiamo il gruppo! Come mai, sempre questa roba? Sto facendo una bella ripresa.
Imprigionato. Ma che imprigionato? Sto mandando, quale imprigionato? Imprigionato. Scherzo.